su Marte ci sono canyon che sono stati scavati dall'acqua. L'acqua per scavare dei canyon ci mette milioni di anni. Dunque su Marte c'è stata acqua allo stato liquido in movimento per milioni se non miliardi di anni. L'acqua allo stato liquido è il catalizzatore della vita. E dunque c'è stata vita biologica su Marte un tempo? Sì, e anche di brutto. Oggi, ispirato dalla serie Netflix Away, vi renderò partecipi di un video che volevo fare da molto, un video che ripercorre tutta la storia del pianeta rosso. Voglio riuscire in un solo video ad includere Marte sotto molteplici aspetti e spero che, come sempre, tutto ciò possa essere di vostro gradimento. Cercherò di inserire in questo video tutto ciò che c'è da sapere in merito al pianeta rosso, cercando di non farvi mancare niente. Sono sempre felice e grintoso quando si parla di cosmo e di misteri che coinvolgono i nostri pianeti amici del Sistema Solare, che inoltre in futuro molto probabilmente colonizzeremo. Le origini del pianeta rosso. Perché le origini? Perché per quanto sia possibile in un video su YouTube cercherò di partire dall'anno zero in cui abbiamo cominciato a conoscere il pianeta marziano, arrivando ai propositi che hanno le agenzie spaziali nel 2020 cercando di esporvi tutto ciò che c'è da sapere in merito, partendo dalla sua posizione alla sua geologia e finendo per intrattenervi positivamente. E quindi, mettiti comodo, c'è tanto da ascoltare, c'è tanto su cui incuriosirsi, e dunque, cominciamo. Il nostro bel pianeta rosso dista dalla Terra mediamente 225 milioni di chilometri. Ovviamente ciò varia in base alle rivoluzioni dei pianeti del Sistema Solare intorno al Sole. Fatto sta che in pochi sanno che nel 2003 Marte distava dalla Terra soltanto 56 milioni di chilometri ed è arrivato ad avere la minor distanza dalla Terra in 60.000 anni. Marte è il quarto pianeta del Sistema Solare in ordine di distanza dal Sole. È visibile ad occhio nudo ed è l'ultimo dei pianeti di tipo terrestre dopo Mercurio, Venere e la Terra. Il pianeta rosso è poco più grande della metà della Terra ed è strapieno di ossido di ferro. L'ossido di ferro, infatti, ricopre Marte interamente e gli dona quel colore rossastro che tutti conosciamo. È visibile ad occhio nudo. Ciò significa che con un telescopio apposito chiunque può osservarlo, e infatti, a discapito di chi dirà che su Marte ci sono foreste e laghi perché l'ha letto sul blog degli impazziti, è così che ci si presenta. Questa è un'immagine di un telescopio amatoriale. Se non ci credi, compra un telescopio, setta le coordinate e osservalo tu stesso. Marte è rosso e stracolmo di ossido di ferro. Ha un'atmosfera, ha delle stagioni, e a giorni che si scandiscono di 24 ore in 24 ore proprio come sulla Terra, con la differenza però che un anno marziano conta 687 giorni anziché 365 come qui da noi, e contrariamente a ciò che si pensa, è un pianeta freddo. Raramente la temperatura marziana supera gli 0 gradi. Se noi abbiamo la Luna, Marte, anche se più piccolo della Terra, ne ha due, Phobos e Deimos, che sono probabilmente asteroidi che sono rimasti intrappolati nell'orbita del pianeta miliardi e miliardi di anni fa, nomi delle due lune presi dalla mitologia greca, così tanto perché faceva parecchio figo. Marte non si fa mancare niente, ed è proprio questo che ci affascina da sempre. E infatti dovete sapere che Marte ha due poli congelati proprio come qualcuno che conosco molto bene, soltanto che differiscono nella composizione, e infatti il polo sud marziano è composto da anidride carbonica congelata, mentre quello a nord, udite udite, da acqua allo stato solido. E addirittura grazie allo studio dei crepacci nel polo nord marziano, gli scienziati hanno capito che la calotta nordica del pianeta rosso si è formata grazie a drastici cambiamenti climatici. Ciò significa che in un tempo molto remoto, quel ghiaccio era acqua allo stato liquido. Gli scienziati hanno stimato che 4 miliardi di anni fa, Marte fosse caldo e umido, avesse un'atmosfera più spessa e fosse ricoperto da laghi, fiumi e mari. Tutto ciò è stato predetto senza margine d'errore, cari amici, e ciò significa che inesorabilmente Marte ospitava forme di vita biologiche. Il nostro caro Marte ci ha sempre ispirato fiducia, e infatti già alla fine del 1800 i primi astronomi sospettavano che Marte trasportasse acqua dai poli al centro del pianeta tramite reti idriche naturali. Ed è così che anno dopo anno si diffuse l'idea, dalla fine del 1800 in poi, che Marte fosse abitato dai marziani.
sbagliarono giusto di 4 miliardi di anni, però tutto l'alone di mistero che avvolge il pianeta rosso ci ha spinto a studiarlo e a conoscerlo e ad osservarlo nella maniera in cui lo facciamo adesso, e infatti l'esplorazione di Marte è una parte importante delle missioni di esplorazione spaziale dell'Unione Sovietica, degli Stati Uniti, dell'Europa e dell'India. Infatti non per nulla dagli anni 60 sono state inviate verso Marte dozzine e dozzine di sonde automatiche senza equipaggio che includevano orbiter, lander e rover dediti proprio alla raccolta di dati e propensi a rispondere a domande sul pianeta rosso e sul suo passato. La prima missione che ebbe successo fu quella del Mariner 4, che venne lanciato dalla NASA il 28 novembre del 1964. La sonda passò a 9.844 km da Marte, scattando, come programmato, 22 immagini. E infatti quelle che avete davanti in questo momento sono alcune delle 22 foto scattate dal Mariner 4 a Marte. State guardando le primissime vere foto concrete di Marte che ci sono giunte. Il primo veicolo spaziale invece ad orbitare intorno a Marte fu la sonda russa Mars 2 nel 1971. Seguentemente la sonda Mars 3 riuscì anch'essa nell'impresa e addirittura lasciò cadere con successo un lander sulla superficie. Il robottino primitivo russo fu operativo per soli 20 secondi prima di essere distrutto da una tempesta di sabbia. Dovete sapere che al tempo era impossibile prevedere con certezza le tempeste di sabbia marziane, e infatti i russi ci calarono un rover in mezzo e la missione andò in pezzi. Nello stesso anno anche il primo orbiter della NASA raggiunse l'orbita di Marte, avendo più successo dei russi, e così via, fino al Phoenix Mars Lander, missione NASA, la cui realizzazione è stata affidata all'Università dell'Arizona, che è stato lanciato il 4 agosto 2007 ed è atterrato con successo in prossimità del polo nord marziano il 25 maggio 2008. Le foto che mandò furono impressionanti, infatti le prime immagini del terreno trasmesse dal Phoenix Mars Lander, cari amici, hanno rivelato una struttura simile a quella del permafrost presente sul nostro pianeta. La sonda ha fornito chiari indizi dell'evaporazione del ghiaccio sul sito di atterraggio ed ha eseguito inoltre analisi chimiche del terreno che ne hanno confermato la presenza d'acqua. Gli anni, ahimè, passarono e giunse sul pianeta un'altra sonda terrestre destinata questa volta veramente a rivoluzionare le nostre conoscenze in merito al pianeta di tipo terrestre che noi chiamiamo Marte. E sì, sto parlando di Curiosity, che grazie alla missione d'esplorazione del pianeta chiamata Mars Science Laboratory ci ha regalato un'infinità di dati sul pianeta rosso. Curiosity, lanciato il 26 novembre 2011, atterrò su Marte il 6 agosto 2012 e continua tuttora a lavorare imperterrito. Fin dall'atterraggio il rover ha cominciato ad inviare delle immagini della superficie, a compiere analisi sul terreno e a capire geologicamente dove si trovasse. La durata della missione pensate che era prevista per durare un anno marziano, circa 2 anni e mezzo terrestri, ma invece è tuttora in corso, con lo scopo principale, cari amici, ascoltatori, di investigare sulla passata e presente capacità di Marte di sostenere la vita. Per consentire analisi più approfondite, Curiosity trasporta strumenti scientifici all'avanguardia forniti dalla comunità internazionale, e infatti gli strumenti che trasporta sono più avanzati rispetto a quelli di qualunque altra missione precedente sul pianeta rosso. Curiosity è inoltre circa 5 volte più pesante e 2 volte più lungo dei rover Spirit ed Opportunity arrivati sul pianeta nel 2004. Il 22 luglio 2011, la NASA ha annunciato la zona verso cui la sonda sarebbe stata inviata, ossia il cratere Gale, ed il lancio è quindi avvenuto con successo a novembre dello stesso anno per mezzo di un vettore Atlas 5, e Curiosity, infine, è atterrato con successo su Marte il 6 agosto 2012 ed è tuttora, tutt'oggi mentre stiamo parlando, un punto di riferimento. È gli occhi terrestri sul pianeta marziano. Ciò che consiglio MegaClick, alla NASA o anche all'ESA, se c'è qualcuno all'ascolto, è di individuare un cratere propenso all'antico flusso d'acqua situato vicino al polo nord marziano e di scavare per 50 o 100 metri sottoterra, e state sicuri che troverete dei reperti. Marte ha una morfologia molto complessa che senza ombra di dubbio è stata formata da crateri, da spostamenti di placche tettoniche e attività vulcanica con tanto di rigetti di lava improvvisi e massicci. Io adesso vi farò rabbrividire, perché se la cosa ci è riuscita con me penso che ci riesca anche con voi, e infatti quando pensate ad un vulcano marziano non dovete assolutamente pensare all'Etna, amici, ma bensì ad Olympus Mons, perché pur essendo poco più grande della metà della Terra, Marte ospita un vulcano alto 25 km contro il nostro più alto, ossia il Nevado Hoyos del Salado, che ne misura quasi 7. Cioè, vi immaginate un vulcano alto 25 km? E ciò
Quindi, dunque, che cosa significa? Significa che il vulcano è stato creato dallo spostamento di placche tettoniche che si sono scontrate e innalzate fino a 25 km d'altezza. E significa anche che Marte, fino a 3 miliardi di anni fa, era vivo ed aveva un'intensa attività vulcanica sotterranea. Insomma, tutto, signori, ci dice che Marte ospitasse la vita. Marte, inoltre, ospita anche il più grande deposito vulcanico esplosivo dell'intero sistema solare. Esiste una regione del pianeta che ha un'estensione pari a un quinto degli Stati Uniti e che sarebbe il risultato proprio delle eruzioni di grandi vulcani attivi sul pianeta rosso circa 3 miliardi di anni orsono. L'Olympus Mons, ossia il Monte Olimpo, è il vulcano più grande del pianeta marziano. Ma non solo, è anche il più grande del sistema solare con i suoi 25 km d'altezza rispetto al livello topografico di riferimento. È veramente titanico, 25 km d'altezza e 600 km di larghezza. E ne si attribuisce la scoperta ad un italiano, ossia all'astronomo dell'Università di Torino, Giovanni Schiaparelli. In tempi remoti per Marte i meteoriti furono salutari. E infatti, studiando la geologia del pianeta rosso, gli scienziati hanno capito che molti crateri da impatto vicino al polo nord fecero sciogliere l'acqua che fluì per centinaia di chilometri attraverso il pianeta favorendo lo sviluppo della vita. Oggi Marte, però, è molto diverso da come lo conosciamo e secondo il mio punto di vista, il pensare che un tempo ci fosse vita su Marte e che adesso è un deserto con un'atmosfera composta al 95% di anidride carbonica deve farci riflettere sul pianeta Terra e su quanto lo stiamo distruggendo. Parlando dell'atmosfera marziana, infatti, siamo riusciti a studiarne la composizione in modo talmente preciso da poterne avere i dati. E infatti, l'atmosfera di Marte è composta dal 95% di anidride carbonica, dal 2,6% di azoto, dall'1,6% di argon, dallo 0,13% di ossigeno, dallo 0,07% di monossido di carbonio, dallo 0,03% di vapore acqueo, dallo 0,01% di ossido di azoto. E in parti per milione ritroviamo nell'atmosfera marziana altre sostanze chimiche, come il neon, il krypton, l'ossigeno, l'ozono e il metano. L'atmosfera di Marte, a causa della bassa gravità del pianeta, è estremamente rarefatta e completamente priva di gas più leggeri. La pressione infatti rilevata dalle sonde automatiche inviate sul pianeta ha comprovato che su Marte c'è qualcosa come 100 volte meno la pressione che c'è sulla Terra. Il motivo per cui Marte non è riuscito a ricreare la vita nell'arco di 3 miliardi di anni è dovuto proprio alla bassissima quantità di ozono presente nell'atmosfera, che permette purtroppo alle radiazioni ultraviolette emesse dal Sole e letali per ogni forma di vita conosciuta di raggiungere la superficie. Marte è una sfida, ok? Marte è una sfida veramente grandissima. Se riusciremo in futuro a calpestarlo, sarà l'impresa più grande mai fatta dall'uomo nel corso della storia. Prima di poter pensare di colonizzare Marte un giorno, diventando così una civiltà multiplanetaria, dobbiamo terraformarlo, cambiando drasticamente la composizione della sua atmosfera, altrimenti, signori, non c'è via di scampo. Oltre all'esplorazione da remoto del pianeta rosso, dovete sapere che c'è chi sta pesantemente cercando di capire non solo come terraformarlo, ma anche come colonizzarlo. Con le attuali competenze tecnologiche ci vogliono circa 6 mesi per raggiungere Marte. Il problema non è tanto il viaggio, quanto ciò che troveremo una volta arrivati. E infatti la NASA, l'ESA, centinaia di aziende private, compresa SpaceX e altre agenzie aerospaziali internazionali, stanno elaborando un piano organico che possa permettere nei prossimi 10, 20, 30, 40, 50 anni di mandare la prima missione con equipaggio sul suolo marziano. C'è chi parla del 2024... Staremo a vedere. Ovviamente le prime missioni saranno d'esplorazione, per fare più velocemente ciò che i rover e i lander fanno adesso da remoto molto lentamente. Insomma, dobbiamo in qualche modo accelerare gli studi sul pianeta e per farlo ci vuole una spedizione. E sapete che c'è? Chi di dovere ne è consapevole. Però tutto dovete sapere che cominciò nel 1952 quando lo scienziato e ingegnere tedesco Werner von Braun pubblicò all'interno di un suo libro un'idea del tutto futuristica ma che, se vista con gli occhi di oggi, è fattibile. Egli riteneva che fosse possibile costruire una flotta di 10 navi spaziali assemblate in orbita, 7 cargo e 3 navi passeggere per mandare ipoteticamente nel 65 un equipaggio di 70 membri in orbita attorno a Marte
E da lì venne attirata l'attenzione della comunità scientifica, che non ha mai, e dico mai, abbandonato l'idea di poter camminare sul suolo marziano. Nel 1989 il presidente degli Stati Uniti, Bush Senior, annunciò la Space Exploration Initiative, con cui intendeva finanziare una nuova era spaziale, includendo missioni umane su Marte. In quello stesso anno fu redatto dalla NASA quello che venne chiamato lo Studio dei 90 giorni, ossia un progetto per un insediamento umano su Marte con costi infrastrutturali che superavano i 500 miliardi di dollari. Il progetto richiedeva la costruzione preliminare di stazioni spaziali, una base lunare, l'assemblaggio di navi interplanetarie nell'orbita terrestre per far camminare l'uomo su Marte. Il piano purtroppo fu respinto dal Congresso per via del costo troppo elevato, ma non è mai, e dico mai, stata scartata l'ipotesi né dalla NASA né dall'ESA. L'anno successivo, l'ingegnere aerospaziale della NASA Robert Zubrin iniziò a lavorare ad un'idea nuova per l'abbattimento dei costi, e così nacque il progetto Mars Direct, che prevedeva un costo decimato rispetto al progetto precedente. Fatto sta che dopo alcuni finanziamenti per esperimenti dimostrativi venne definitivamente abbandonato nel 1992 dal nuovo amministratore della NASA, preferendo missioni più economiche e dai risultati più immediati. Gli anni passarono e, come un fungo destinato a diventare un baobab, nel 2016 SpaceX, l'azienda aerospaziale di Elon Musk, esibì i suoi piani di trasporto interplanetario per equipaggio umano, finalizzato, tra le altre cose, alla costruzione di una colonia umana permanente su Marte a partire dal 2022, portando il primo uomo su Marte nel 2024 e rendendo infine permanente una colonia di 80.000 persone nel giro di 10-20 anni. SpaceX, in collaborazione con la NASA, sta svolgendo test di ogni tipo in Antartide finalizzati ad un volo su Marte con equipaggio. Ci sono finanziamenti in atto, grandi costi, grandi aspettative e grandissime probabilità di riuscita. Io con questo video voglio anche incoraggiarvi ad andarvi ad informare su cosa sta facendo SpaceX. E state sicuri che a fermare Starship non saranno di certo le fasce di Van Allen. Io, cari amici, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lascia un like a supporto del mio lavoro. E se sei nuovo e ti interessi alle fasce di Van Allen, e se ti interessi ai temi che affronto, iscriviti al canale. Adieu.